Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Questo mini tutorial di soli 3 minuti in cui impareremo come animare la color correction in Adobe Premiere Pro. Iniziamo subito. Eccoci in Adobe Premiere Pro, faremo una cosa simile a questa, quindi una giornata assolata e calda, piano piano, sì, fredda, è come se stessimo per entrare in un incubo. Come fare? Cominciamo da capo. Bene, quindi reimportiamo la clip, così da vedere da zero come si fa. Eliminiamo l'audio, che in questo caso non ci serve, essendo una clip in 4K, io sto lavorando in HD, la adatto al mio fotogramma, e a questo punto posso fare una color correction tradizionale come siamo abituati. Quindi seleziono la clip, vado nell'area di lavoro color, ad esempio posso scaldare un pochettino la temperatura, posso aumentare un pochettino i contrasti, posso abbassare un pochettino le luci, magari per recuperare i dettagli del cielo, delle nuvole. Posso giocare come meglio credo. Quando sono soddisfatto della color correction, del punto di partenza della mia color correction, vado nel pannello controllo effetti. Nel pannello controllo effetti, come abbiamo visto quando nel corso di Adobe Premiere Pro abbiamo parlato della color correction, ogni volta che inseriamo modifichiamo un parametro della color, viene modificato e aggiunto contestualmente anche l'effetto colore lumetri. Ogni proprietà di questo effetto, ma di tutti gli effetti di Premiere, che ha un cronometrino vicino al nome della proprietà, può essere animata. Quindi, per esempio, io voglio freddare questa immagine. Bene, voglio modificare per esempio la temperatura del colore. Vado nella proprietà temperatura colore e accendo immediatamente lo stopwatch, dicendo che in questo punto la temperatura del colore deve essere così. Vado un pochettino avanti nella timeline e dico che a questo punto della timeline la mia temperatura colore cambia e diventa fredda. Il secondo keyframe è stato aggiunto ed ecco l'effetto. Possiamo fare insomma quello che vogliamo giocando con i parametri della color correction, tutti i parametri che sono animabili hanno lo stopwatch vicino. Solo 3 minuti per imparare come animare la color correction in Adobe Premiere Pro. Sono i mini tutorial firmati fabioambrosi.it. Nel prossimo video tutorial parleremo del Chroma Key. Io vi invito a www.fabioambrosi.it per maggiori informazioni. Iscrivetevi e accendete le notifiche su questo canale YouTube. E ci vediamo su Facebook, la pagina come sempre Fabio Ambrosi. Al prossimo video tutorial. Ciao!